Cari amici di War Room Books, oggi voglio sorprendervi con un'introduzione enigmatica e quindi leggerò un brano del libro che sto per proporvi. Detengono l'uso della forza legittima, hanno il potere ultimo sulle persone e sulle cose, perché possono limitare la libertà delle prime con il carcere e il possesso delle seconde con il sequestro e la confisca. Dunque controllano i due beni essenziali della vita e insieme con questi anche la reputazione delle persone. Inoltre, godono dell'appoggio di forze politiche che per questo ruolo vengono chiamate giustizialiste. Esercitano quindi un condizionamento della vita pubblica. E a questo punto l'indovinello sarebbe di chi sto parlando? Sto parlando ovviamente dei magistrati. Si può concludere, continuo a leggere un passo del libro che sto per presentarvi, che lo Stato di diritto contemporaneo ha fatto nascere un nuovo Stato di giustizia. Non è più il politico, ma il giudice la chiave di volta dell'edificio di questo Stato di diritto. Il governo dei giudici ci parla di questo. È un libro pubblicato da La Terza e l'ha scritto un grandissimo giurista, un uomo di Stato, un intellettuale a tutto tondo, Sabino Cassese, professore alla School of Government della LUIS, giudice emerito della Corte Costituzionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa e molte, molte, molte altre cose nella sua lunga attività politica in senso lato, intellettuale, giuridica che ha avuto nel nostro paese nell'ultima metà di secolo che attraversiamo. Sabino Cassese, grazie di aver aderito al nostro invito e di essere qui con noi a War Room Books. Eccoci, grazie di questa presentazione. E allora, questa deriva che lei riassume in forma simbolicamente forte, come si è prodotta? C'è anche nel libro una ricostruzione storica, perché quanto è accaduto in Italia è un po' in parallelo a quanto è accaduto in altre democrazie. È così? Oppure c'è uno specifico italiano? Io cerco in questo libro di spiegare che il fenomeno della giudiziarizzazione della politica è un fenomeno più generale, non riguarda soltanto l'Italia. E cerco di capire quali sono le peculiarità del caso italiano, che possono essere elencate in questo modo. Prima peculiarità, non c'è vera indipendenza della magistratura perché l'indipendenza comporterebbe una separatezza dell'ordine giudiziario, così come previsto dalla Costituzione. E invece i magistrati sono presenti nel potere esecutivo, sono presenti nello spazio pubblico, sono presenti tra i legislatori, sono presenti tra gli amministratori locali, sono molto presenti nell'opinione pubblica, nei mezzi di formazione dell'opinione pubblica. E questo è certamente un primo aspetto importante. Il secondo aspetto importante è costituito da una singolare contraddizione che si può riassumere forse un po' troppo brevemente in questo modo. La magistratura italiana fa meno di quello che dovrebbe fare e molto di più di quello che dovrebbe fare. Fa meno di quello che dovrebbe fare perché dovrebbe dare giustizia e ha 6 milioni di questioni pendenti, perché sono necessari più di 7 anni per concludere le procedure civili nei 3 livelli di giudizio e più di 3 anni per quelle penali. E quindi diciamo, non risponde alla domanda di giustizia, tant'è vero che la domanda di giustizia è andata diminuendo negli ultimi tempi. Però poi nello stesso tempo fa molto di più di quello che dovrebbe fare. Perché? Perché in realtà la magistratura è diventata il guardiano della virtù, cioè si è eretta in qualche modo a giudice della morale degli italiani.
E quindi andando ben al di là del compito proprio della magistratura, che è quello di dirimere i conflitti e di svolgere il ruolo di accusa e di giudizio per le violazioni delle norme del codice penale. Ecco, queste peculiarità sono tipiche del caso italiano. E in questo senso in Italia noi abbiamo un speciale tipo di governo dei giudici un po' diverso da quello di altri paesi. Professore, mi scusi, ma la separatezza fra sfera morale e sfera legale, sfera del diritto, non è ciò che distingue una democrazia dai regimi? Esattamente così, ed è questo il motivo per il quale, diciamo, la magistratura dovrebbe essere giudice delle leggi, non giudice della virtù, della morale, che vanno ben al di là. E questa attività viene svolta in un modo un po' complesso. In generale, questo modo di esercizio del controllo dell'assenza di vizi, diciamo, viene svolto mediante un'accusa che non viene esercitata, un potere di accusa che non viene esercitato dalla magistratura requirente ed inquirente, non viene esercitato riservatamente, come dice la Costituzione, quindi viene messo in pubblico, diciamo, la persona accusata e con l'accusa collegata alla persona accusata, da un lato, e dall'altro dal ritardo con cui i giudici decidono, perché se l'accusa fosse pubblica e poi il processo e il giudizio venissero rapidamente dopo, sarebbe ancora tollerabile. Quello che non è tollerabile è che vi siano persone che per 7-10 anni, anche di più, aspettano che arrivi un giudizio rispetto al quale non hanno avuto modo di far valere i loro argomenti in pubblico. Senta, professore, ma questo slittamento che lei ha raccontato, no? Che è insieme uno slittamento verso la morale, ma anche un atto di delega che la politica fa alla giustizia, storicamente come si colloca? C'è chi dice che è stata la lotta alla mafia il primo momento in cui la politica ha delegato alla magistratura un potere così grande. C'è chi pensa alla lotta al terrorismo, c'è chi pensa alla stagione di Tangentopoli in cui la politica ha pensato di usare la giustizia, salvo poi divenire oggetto delle attenzioni della giustizia. Insomma, che cosa è accaduto in questo rapporto fra giustizia e politica? Ma io credo che ci sia qualcosa di più profondo, cioè ci sono tutti gli elementi che lei ha indicato, ma c'è qualcosa di più profondo. E provo a spiegarlo. Secondo me quello che è accaduto nel mondo della politica ed è successo, diciamo, tra il penultimo e l'ultimo decennio del secolo scorso, è stato una sorta di esaurimento delle grandi idealità che erano andate maturando agli inizi del secolo. Agli inizi del secolo, l'età giolittiana, in Italia maturano, prendono un radicamento sociale le forze popolari, il socialismo, e naturalmente è presente fin da qualche decennio prima quel pensiero quelle idealità che si chiamano liberali. Queste sono le tre grandi componenti della tradizione italiana. Ora, la verità è che verso il penultimo, ultimo decennio del secolo scorso, queste idealità si sono andate esaurendo, un po' perché hanno realizzato i propri scopi, insomma, pensi al socialismo, allo Stato sociale, il Servizio Sanitario Nazionale, la scuola, la legge del 62 sulla scuola, e quindi l'obbligo scolastico per tutti, pensi alla diffusione della protezione sociale, pensi alla protezione del lavoro, quindi le quattro componenti, diciamo, di quel nucleo del pensiero socialista che fu sviluppato
dal piano Beveridge nel 1942. E la stessa cosa si può dire per il pensiero popolare, pensi ad esempio all'idea di comunità, all'idea che il diritto nasce dalla pratica dei cittadini e non deriva dall'alto, dallo Stato, pensi alla valorizzazione dei comuni rispetto allo Stato, e poi anche del pensiero liberale che come dire, si va un po' esaurendo nel suo radicamento sociale. Io non sto parlando del liberalismo, che le posso dire, di un Einaudi, io sto parlando della diffusione di quelle idee. Corrispondentemente con l'esaurimento di queste grandi idealità, di queste grandi componenti della storia politica italiana, politica e culturale italiana, come dire, si crea un vuoto. E su questo vuoto proliferano o l'atteggiamento, come dire, della stessa politica che mette in primo piano, non ci dimentichiamo Berlinguer, che mette in primo piano appunto la morale, l'etica, e che quindi fa una differenza non più sulla base degli obiettivi della politica, ma sulla base del comportamento delle singole persone, oppure semplicemente più in generale un orientamento della collettività che, perduti questi grandi parametri di riferimento, socialista, il popolare e il liberale, come dire, si aggrappa a questo minimo comune denominatore, perché lei capisce, la morale è un elemento essenziale, certamente, ma è una precondizione, un prerequisito della politica, capisce? Senta, professore, ma questo avvizzimento della cultura liberal-democratica, no? Attraversa ovviamente la democrazia, il rapporto fra la politica e la giustizia, ma anche la cultura giuridica in sé. Perché qual è il punto di crisi della giustizia italiana? Quello che per esempio il professor Di Federico, uno studioso dei sistemi giuridici, segnala come il ruolo di un pubblico ministero che è un poliziotto irresponsabile, capo della polizia giudiziaria, che non risponde a nessuno. E questa è sicuramente uno squilibrio, diciamo, dei poteri. Però c'è qualcosa che il suo libro aggiunge, perché lei scrive: i pubblici ministeri considerano l'imputato come colpevole. E allora c'è un tratto securitario nella cultura, diciamo, della giurisdizione, nella cultura investigativa, nella cultura civile di questo paese, che ovviamente attraversa la democrazia e arriva poi al pubblico ministero. È così? Beh, guardi, intanto i dati di fatto sono impressionanti. Quante volte abbiamo visto in televisione delle procure, dei procuratori, dei pubblici ministeri che andavano in televisione e che a ridosso dell'evento, senza aver raccolto alcuna prova, dichiaravano pubblicamente la colpevolezza di uno o altro soggetto. E la stessa cosa con le dichiarazioni rivolte alla stampa, e l'abbiamo letta sui giornali. Quindi non c'è dubbio che vi sia stato questo. E vi è stato questo, secondo me, da un lato per un difetto della stessa cultura, della stessa preparazione. Qui c'è un difetto della cultura giuridica, diciamo, degli studiosi, della famiglia dalla quale provengo io, primo degli studiosi e secondo dell'insegnamento, perché gli studiosi e l'insegnamento hanno sostanzialmente, battendo sul cosiddetto metodo giuridico, sulla purezza del metodo giuridico, hanno sostanzialmente isolato il mondo del diritto dalle grandi idealità politiche che hanno dato luogo ai grandi progressi del diritto. La rule of law comprende una serie di principi e procedure, ma dietro questi principi e procedure c'è la storia di partiti politici, di movimenti, c'è gran parte della storia dell'Inghilterra, della Francia,
L'isolamento prodotto dal metodo giuridico che è ispirato al principio della purezza rispetto alle finalità che stanno alla base di quelle regole che poi chiamiamo rule of law o indipendenza dei magistrati e così via, ha certamente prodotto questo risultato. E poi c'è un altro fattore che ha prodotto questo risultato, è l'indifferenza del CSM, perché il Consiglio Superiore della Magistratura avrebbe dovuto intervenire e dire questo non è mestiere tuo, oppure lo stai svolgendo in un momento sbagliato perché devi raccogliere prove prima di indicare l'accusa e l'accusato. Ecco, l'effetto di questo processo che lei qui descrive è in alcuni numeri che il libro ci offre e che sono riferiti a una relazione dell'ex presidente del Tribunale di Torino, Massimo Tersi, nella quale si sostiene sostanzialmente che quasi una persona su due che giunge al giudizio di primo grado dopo 4 anni, durante i quali evidentemente ha subito indagini, talvolta arresti, interrogatori, intercettazioni, eccetera, quasi una persona su due viene assolta. E prima che questo accada, ovviamente è stata esposta a quella procedura che lei definisce di naming and shaming, cioè di esporre alla gogna, che è tipica del processo mediatico, che di fatto somministra una condanna reputazionale prima che il processo abbia accertato ogni colpevolezza. E, insomma, un cittadino come fa a difendersi non dal processo reale, ma dal processo mediatico? Dovrebbe avere due avvocati, anche perché le strategie dei due avvocati talvolta divergono. Uno gli dice stai zitto perché ci è utile tenere i nostri punti di difesa nella strategia che terremo in sede processuale. Ma il cittadino dice sì, ma io mi devo difendere per uscire di casa perché sono stato distrutto. Come si esce da questo dramma? Guardi, paradossalmente comincerò col dire che in un certo senso questo è un dato positivo, nel senso che dimostra che poi c'è una giustizia perché quelle persone sono state assolte. No, quindi paradossalmente, giustizia è stata fatta. Il problema è che giustizia è stata fatta, però quella persona ha subito sostanzialmente in pubblico un processo, è stato isolato dalla società civile, è stato guardato male persino dai suoi familiari in tutto questo frattempo. E questo si deve porre rimedio, ma il rimedio è molto semplice. E sta nel fatto che i magistrati non si possono permettere di fare le accuse in pubblico. La Costituzione dice riservatamente viene comunicato l'accusa alla persona accusata. Secondo, i magistrati, le procure non possono esprimersi in pubblico su tutto, tra l'altro, perché il fatto che senza dubbio la libertà di manifestazione del pensiero, articolo 13 della Costituzione, sia garantito a tutti, non vuol dire però che poi i magistrati possano esprimersi su questo, su quello, come fanno normalmente. Basta prendere i giornali di ieri, non faccio nomi, ma c'erano opinioni raccolte di magistrati che giudicavano politici e politica. Mi perdoni se la interrompo, lo faccio io il nome però. Il procuratore Gratteri in interviste in TV in questi giorni ha attaccato frontalmente il capo del governo, addirittura con delle accuse che lasciano sbigottiti, e cioè ha detto che finché c'è lui sostanzialmente la lotta alla mafia va a rotoli. Ecco, è possibile che accada questo? Cioè, non ci sono nell'ordinamento, nella cultura della giurisdizione, nell'esercizio concreto, non ci sono meccanismi di freno a questa tentazione esorbitante da parte di alcuni magistrati, che sembra non avere più limite, perché un attacco al Presidente del Consiglio in questi termini, francamente, è un inedito. Ma guardi,
lo strumento ci sarebbe, che è il Consiglio Superiore della Magistratura. E secondo me all'origine di tutto questo c'è il fatto che si è affermato un concetto di autogoverno che non esiste nella Costituzione, e questo autogoverno è stato inteso come una sorta di sovranità personale di ciascun magistrato, e questo specialmente per i magistrati addetti alle procure ha voluto dire una loro completa libertà d'azione, che si aggiunge al fatto che non vi sono priorità nel perseguimento dei reati, e quindi che sostanzialmente vi sia una piena discrezionalità delle procure. E a tutto questo si comincia a porre rimedio con le riforme che sono in corso, che vanno nella direzione giusta, ma richiedono poi ulteriori passi. E gli strumenti ci sarebbero, perché, come dire, c'è ancora, sia pure malandata, una divisione dei poteri, e il Parlamento dovrebbe potersi esprimere, lo stesso il Presidente della Repubblica, certamente la Corte Costituzionale, e questo sistema di checks and balances in realtà non sta funzionando. Senta, Presidente, ma se l'autogoverno è degenerato e quindi l'ordine è diventato potere, non sarà anche un po' colpa della Costituzione? Cioè, non sarà che la Costituzione, diciamo, abbia attribuito alla magistratura una possibilità di estendere il suo perimetro? E se invece la magistratura fosse stata configurata come una burocrazia, un'alta burocrazia, sottoposta a un controllo parlamentare, ancorché dotata di una indipendenza particolare, ecco, non saremmo stati più garantiti forse, o sarebbe venuto meno quell'equilibrio fra i poteri che sembra ovviamente giustificare poi quanto è accaduto? Ma guardi, io non penso che bisognerebbe ritornare a quello che era una volta, prima della Costituzione repubblicana, il magistrato burocrate, il magistrato amministratore pubblico. Bisognerebbe semplicemente ritornare alla Costituzione. Basta leggere nel diritto pubblico, c'è una regola che ai privati tutto è permesso salvo ciò che è espressamente vietato, e invece ai poteri pubblici è tutto vietato salvo ciò che è espressamente indicato dalle leggi. Anzi, uno studioso francese che è stato molto influenzato dalla cultura tedesca, Carré de Malbert, ha scritto in un suo importante saggio che i poteri vengono attribuiti ai soggetti pubblici col contagocce, va bene? Cioè questa immagine del contagocce. Allora, se uno va a vedere le gocce che escono dalla Costituzione, che è il contagocce, le funzioni che sono attribuite al Consiglio Superiore della Magistratura, si legge che le sue funzioni sono quella di provvedere alle assunzioni, alle promozioni, alla carriera, in un senso lato della parola, dei magistrati, alle attribuzioni dei compiti e le funzioni direttive e semidirettive e alle funzioni disciplinari. Punto. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura è un guardiano della gestione del personale di magistratura. Ora, il Consiglio Superiore della Magistratura di fatto è diventato invece l'organismo che, come dire, si è impadronito di tutta quanta la materia e ha stabilito una serie di concetti, di principi, il primo dei quali sbagliato è questo dell'autogoverno, che hanno fatto dilagare, esondare la magistratura fuori del campo che è definito dalla Costituzione. Quindi io, come dire, sarei favorevole a qualche buon guardiano della Costituzione. Ecco, e da questo punto di vista
perché la Costituzione ben due volte ripete che è il Presidente della Repubblica che presiede il Consiglio Superiore della Magistratura? È l'unico organo che specificamente, oltre al Consiglio Supremo di Difesa, che il Presidente della Repubblica, organo collegiale, per il quale la Costituzione due volte sottolinea la presidenza del Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica è l'unico organo della nostra Costituzione che partecipa a tutti e tre i poteri, partecipa in modi diversi al potere legislativo, per esempio promulga le leggi o autorizza la presentazione in Parlamento dei disegni di legge del governo, partecipa a quello amministrativo, per esempio con la nomina degli alti funzionari, e infine partecipa a quello giudiziario perché presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, quindi questo regolatore, diciamo, c'è ed è il presidente di un organo collegiale come il Consiglio Superiore della Magistratura, che è composito, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è composto anche di persone elette dal Parlamento, proprio perché si vuole ottenere che non sia un corpo chiuso quello della magistratura. E invece c'è stata questa deriva applicativa della Costituzione che ha prodotto i risultati che stiamo lamentando. E poi c'è il tema delle riforme che non riformano, perché lei giustamente segnala, per esempio, la mancanza di filtro dopo le indagini preliminari per far sì che arrivino a processo solo quelle situazioni dove effettivamente ci sono indizi concordanti, forti di colpevolezza, no? E nella riforma di recente approvata, la riforma Cartabia sulla qualche mese fa dal Parlamento, c'è un'indicazione specifica nella legge delega per la quale tanto il pubblico ministero quanto il GIP, prima di rinviare a giudizio una persona, devono fare una valutazione di probabilità di condanna. E però se questa indicazione non è sanzionata, a che cosa serve? Come per esempio il fascicolo della performance del magistrato, di cui tanto si discute in questi giorni, che è stato oggetto anche dello sciopero della magistratura, era già previsto nel 2006, ma era totalmente inapplicato. Allora, le riforme si fanno, però non sono cogenti, non si impongono, e quindi tutto resta come prima? Sì, ecco, diciamo, la mia risposta a questo interrogativo è duplice. Da un lato, nel sistema della giustizia, di tutti i sistemi di giustizia, in particolare in quello italiano, ci sono più gradi di giudizio e questo serve a fare le correzioni. E diciamo, se noi facessimo l'elenco di tutte le correzioni che la Corte di Cassazione ha fatto, di tante iniziative di magistrati, specialmente delle procure, negli ultimi anni, noi vedremmo un elenco veramente molto ricco e numeroso. Quindi c'è un sistema interno di correzione e questo sistema interno ha funzionato bene per molti aspetti, male per un altro aspetto. Bene nel senso che ha corretto, male perché ha corretto tardi. È chiaro che se la Corte di Cassazione arriva dopo 3 anni, 5 anni, che le posso dire? Se arriva dopo anche 2 anni che una persona accusata è stata privata, che le posso dire, per dire la cosa più minuta, non è stato messo in carcere, ma è stato privato del suo PC e del suo telefonino, va bene, che ormai sono diventati una parte del nostro corpo. È evidente che arriva troppo tardi, quindi bene per molti aspetti, male per l'aspetto tempistica. I tempi come se non esistessero per la magistratura italiana, come se la magistratura italiana non sapesse quello che pensano gli inglesi, che una giustizia che arriva in ritardo non è giusta, ma per il suo fatto di arrivare in ritardo. Certo, ma mi dico una cosa, contro questa tentazione che è un po' del quadro istituzionale della magistratura e non solo, forse anche del sistema politico, di lasciare tutto così com'è, i referendum sono una risposta che può cambiare o una risposta che può almeno testimoniare una volontà di cambiamento? E per questo sono da sostenere
oppure no? Il referendum in generale, diciamo, votare per il referendum, considerato che c'è un quorum di ammissibilità, è un dovere civico e questo non c'è ombra di dubbio, no? Su come votare, la mia reazione è la seguente, che il referendum, come dire, sono un'ascia e qui ci vuole il bisturi. Quindi non è certamente quello il modo di riformare la magistratura, però sono un grande stimolo per il Parlamento, cioè per esempio per i prossimi referendum, se il Parlamento non avrà approvato, mi riferisco se non ricordo male all'ultimo passo che è quello del Senato, se non avrà approvato uno dei punti della riforma proposta dal governo Draghi, e beh, allora a quel punto lì mi pare giusto che le persone prendano l'ascia e votino per il referendum, in questo caso in termini positivi, perché semplicemente i loro rappresentanti dormono, insomma, ecco, questo è il punto fondamentale. Per esempio, per impedire che un PM passi dalla funzione giudicante a quella requirente nell'arco della vita più volte, quindi creando una confusione e un attacco al principio di terzietà. Ma c'è un referendum che mi sta molto a cuore, che è quello sulla custodia cautelare, dove viene in qualche modo abrogato nella proposta referendaria il cosiddetto requisito di rischio di reiterazione del reato. Cosa vuol dire? Siccome c'è il rischio che tu il reato lo ripeta, io ti arresto. Ma poiché io non ho provato che tu il reato lo abbia effettivamente commesso, perché siamo ancora in una fase di indagini preliminari, e quindi io sto assumendo il mio sospetto come il presupposto di una misura cautelare che di fatto è afflittiva e quindi anticipa la condanna. Ma è costituzionale un principio di questo tipo? Certamente no, e come lei sa ci sono anche pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sull'uso del sospetto, per esempio in materia di persone di terrorismo internazionale e le persone sospette di terrorismo, la Corte di Giustizia si è pronunciata su questo argomento, su un problema che riguarda poi l'ordinamento internazionale. E questo è certamente non è ammissibile, ma io ritengo che ci sia, su questo argomento ci sono dei dati precisi, perché noi sappiamo che ci sono ogni anno, negli ultimi 20 anni, se non ricordo male, ogni anno 1000 casi di ingiusta detenzione preventiva, il che vuol dire che sono riconosciuti mediante un processo e un giudizio e per i quali sono pagati dei risarcimenti, il che vuol dire che è stato individuato un male che va curato, perché da 20 anni 1000 casi all'anno, e sono solamente i casi, come dire, sui quali le persone si sono mosse, diciamo, no? Poi ci sono tante altre persone che o per fatto di cultura o per consigli di avvocati e così via non si sono mosse, quindi è un indice veramente pericoloso e non c'è dubbio che questo sia uno dei quesiti importanti. Per quanto riguarda la separazione delle funzioni, io non la ritengo fondamentale per quel motivo che lei ha indicato, ritengo fondamentale per un altro motivo, cioè quella del giudice giudicante e quella del giudice dell'accusa, il magistrato seduto, come dicono i francesi, il magistrato in piedi, quello seduto è quello che giudica e quello in piedi è quello che accusa, no? Ci sono le immagini di Daumier, come è noto, su questo argomento. È talmente forte la differenza di professione tra l'uno e l'altro che pensare che una persona che è stata scelta con un meccanismo di reclutamento, un concorso, che deve servire a definire il compito del giudice giudicante, che poi invece va a svolgere quell'altra funzione
che è una funzione di inquisire, diciamo una funzione investigativa, no? Di accertamento e investigativa, dirige delle strutture, degli uffici e così via. È veramente, diciamo, è come prendere una persona che è stato, che è un bravo ebanista e chiedergli di lavorare il ferro. Ma lui è un bravo ebanista, sa lavorare il legno, non sa lavorare il ferro. Ecco, io non dimentico mai quello che mi confessò 30 anni fa una persona che aveva lasciato la funzione giudicante e quello, ed era, svolgeva una funzione appunto di pubblico ministero, che mi disse, ma sai, io non potrei ritornare a fare il giudice perché il diritto me lo sono dimenticato. Insomma, non sarà un caso. Era un po' esagerata questa affermazione, ma certamente il suo compito era, diciamo, più assimilabile a quello di un investigatore ufficiale, diciamo, del Ministero dell'Interno, piuttosto che assimilabile a una funzione di giudizio, e quindi che deve essere svolta da una persona che ha una buona conoscenza del sistema giuridico e del diritto in generale. Altrimenti c'è il rischio che appunto molte ordinanze di custodia cautelare del GIP siano il copia e incolla delle richieste delle procure. Purtroppo una costante a cui chi per esempio pratica la cronaca giudiziaria trova riscontro ogni giorno nella quotidianità. Questo purtroppo è un fenomeno che è diffuso e che dimostra che la preoccupazione c'era, che si è cercato di introdurre una riforma e che questa riforma non ha funzionato per l'omologazione delle due funzioni. Però lei ha parlato di cronaca giudiziaria e qui bisognerebbe anche ricordare un problema, cioè di un anello che c'è tra il mondo della magistratura e l'opinione pubblica, che sono i cronisti della cronaca giudiziaria. E io ricordo di aver letto qualche mese fa, non troppo tempo fa, un passaggio nel quale si leggeva che in una cittadina meridionale i cronisti della cronaca giudiziaria avevano elevato una dura protesta contro l'intervento del Parlamento, che ha applicato delle norme comunitarie per la presunzione di innocenza, che richiede che se una persona è presunta innocente fino al giudizio, richiede che non venga pubblicamente accusato prima del giudizio. Purtroppo c'è una generazione che è stata allevata a intercettazioni e manette, ma questa è un'altra storia e meriterebbe un altro dibattito. Per intanto, per decidere se votare e che cosa votare, potete leggere il governo dei giudici, che non parla di referendum, ma in 100 pagine di mirabile sintesi mette a fuoco perfettamente i problemi della giustizia italiana e ci dà la possibilità di capire che cosa è accaduto in questo paese e ha portato al governo dei giudici. Grazie al professor Cassese che ci ha dato perle di saggezza e di competenza, e cari amici di Warm Books, noi ci rivediamo venerdì prossimo per un'altra proposta. Buona giornata a tutti.